Questa mattina, intorno alle 9:30-10, il mare si è agitato ancora di più e quindi ha determinato la sospensione delle attività. I mezzi aerei e le unità navali continuano a pattugliare la zona per quanto è possibile e in attesa di poter riprendere. Se non provvediamo noi con le unità, perché magari il tempo non lo permette, comunque ci sono i mezzi aerei che dall'alto comunque pattugliano la zona. E questo per evitare che questi corpi vadano alla deriva dovuta poi alla normale azione delle correnti e del vento. Quindi recuperare anche umanamente questi corpi e dare una degna sepoltura.